Buonasera e benvenuti a questa puntata speciale di Top Secret dedicata ai fantasmi. Dopo le storie che abbiamo visto nel programma che ci ha preceduto, noi con il nostro consueto stile, con il nostro consueto metodo, cercheremo di entrare in un universo molto complesso, molto vasto, molto indefinito. E non è un gioco di parole, è un universo che potremmo definire davvero imprendibile, almeno per le consuete categorie razionali. Come sempre in questo viaggio ci accompagneranno i servizi e gli ospiti. Prima di tutto però il sommario. Si può tentare di dare una prova oggettiva all'esistenza dei fantasmi? Ecco come la tecnologia moderna registra suoni e immagini non spiegabili secondo i metodi tradizionali. Che cos'è lo spiritismo? Quando nasce e come si sviluppa? Dalla metà dell'Ottocento ai giorni nostri, la comunicazione dell'uomo con l'aldilà diventa una vera e propria disciplina, con tante star e con tanti detrattori. La storia dei fantasmi è in qualche modo la storia della cultura umana, che sempre, in diverse forme, se ne occupa. Ma con il romanzo gotico, nel Settecento, gli spettri diventano protagonisti della letteratura. Viaggio nel rapporto tra narrativa e paura. Il nostro viaggio potrebbe iniziare con una domanda apparentemente troppo semplice, troppo chiara. Ma i fantasmi esistono davvero? Noi, per cercare di dare una risposta a questa domanda, non seguiremo come sempre un'unica teoria. Non dobbiamo dire sì o no, non dobbiamo dire vero o falso. Vi racconteremo varie teorie, varie cosmogonie, vari atteggiamenti culturali e lo faremo come sempre con il linguaggio dell'inchiesta, e ci muoveremo come sempre sulla linea che collega la dimensione oggettiva a quella soggettiva, perché anche in questo caso probabilmente il mistero è dentro di noi, è dentro l'uomo. Eppure ci sono dei moderni acchiappafantasmi, chiamiamoli così, che con i moderni strumenti della tecnologia cercano di dare una prova oggettiva dell'esistenza dei fantasmi. Vediamo. Strane presenze, immagini impresse su pellicole fotografiche, voci strazianti. Il mondo dei fenomeni paranormali non è fatto solo di leggende o di racconti. A volte ci sono anche delle prove, tracce materiali di manifestazioni a cui è difficile dare una spiegazione. Raccontiamo allora alcune storie. Storie legate al lavoro di un gruppo di scienziati del laboratorio di ricerca biopsicocibernetica di Bologna, che con un approccio e un metodo scientifico cercano da anni di dare una risposta valida ad alcuni perché. I loro esperimenti ci portano nel castello di Bardi, in provincia di Parma. È qui, tra queste mura, che molti dicono di avvertire una presenza anomala. Per la gente del posto non ci sono dubbi. La fortezza sarebbe abitata dal fantasma di Moroello, un giovane cavaliere che tra il XV e il XVI secolo si gettò dalla torre, suicida per amore. Da allora, secondo la leggenda, il suo spirito vaga per il castello. Si sente, si avverte una musica, una nenia, proprio una musichetta dolce ma insistente. E non solo io l'ho avvertita, anche persone che lavorano con me dentro al castello e anche visitatori che giornalmente vengono a visitare la fortezza. E tanti, tanti avvertono questa presenza, tanti. Si tratta di una suggestione o siamo di fronte a un fenomeno di infestazione? Guardate questa fotografia. È stata scattata con uno strumento molto particolare, una macchina fototermica, sensibile alle variazioni del calore piuttosto che a quelle della luce. L'immagine è il prodotto di un esperimento condotto dagli scienziati di Bologna che, insieme a due sensitive, hanno monitorizzato il castello con attrezzature in grado di registrare fenomeni anormali. E qualcosa di strano è accaduto. Ai piedi di una scalinata la temperatura è improvvisamente salita.
Le medium hanno sentito una presenza. E le macchine hanno intrappolato questa immagine. Questa è l'immagine, per così dire, la matrice, no? Quella, la prima immagine come abbiamo visualizzato a monitor, ci siamo accorti di una leggera variazione molto molto debole di temperatura in una zona che, equalizzata dal computer, ha mostrato una sagoma di un'area, evidentemente a, che forma una sagoma simile umana, con una temperatura diversa dall'ambiente. Quello che si vede sembra proprio un cavaliere con la sua armatura. Si tratta dunque del fantasma di Moroello. E se non è così, cosa rappresenta questa figura? Nostra opinione, viste anche le risultanze di precedenti ricerche condotte in varie nazioni, che possa trattarsi di una forma di proiezione mentale inconscia. Il prodotto della nostra psiche, dunque, può avere una consistenza. Probabilmente ci sono ancora molte cose da spiegare. Come questa immagine ripresa dalle telecamere a circuito chiuso del Belgrave Hall Museum a Leicester, in Inghilterra. Si vedono chiaramente due sagome luminose incamminarsi lungo il cortile, per poi sparire nel nulla. Oppure come quello che succede nella fortezza di Montebello, vicino a Rimini. La storia racconta che nella seconda metà del 300 in questo castello sia scomparsa la piccola Azzurrina, una bambina di 4 anni, che, nata albina, rischiava di essere messa al rogo come strega. Per salvarla da questo terribile destino, la madre cercava di tingere i capelli della piccola con impacchi di erbe, ma il risultato fu solo una chioma celeste. Un giorno, il solstizio d'estate del 1375, mentre la bimba giocava, la sua palla cominciò a rotolare per le scale. Azzurrina la seguì giù fino ai sotterranei. Sotterranei dai quali non tornò mai più. Il suo corpo, come la palla, non fu mai trovato. Si pensa che sia stato lo stesso padre a farla uccidere perché rappresentava un ostacolo alla sua carriera. Ma della bambina dai capelli azzurri, qui tra queste mura, resta ancora qualcosa. Molti dicono di aver sentito la sua voce, di averla sentita piangere e chiamare la mamma. E forse non si tratta solo di una leggenda. Anche i microfoni del laboratorio di Bologna, puntati per 3 giorni nel castello assolutamente isolato e sigillato, hanno registrato qualcosa di anomalo. Sentite. Quella che avete appena sentito è riferibile a una elocuzione verbale somigliante a quella di una voce di bimbo o di bimba. L'età potrebbe essere tra i 2 o i 4 anni. La parola mamma, che è stata ripetuta per 3 volte, è scandita in maniera forse più chiara in questo punto. Un'analisi fonetica di questo materiale condotta dal nostro laboratorio e da un istituto importante di elettroacustica in Italia ha confermato che i foni emessi sono relativi proprio a una elocuzione verbale che dice la parola mamma. Ma gli esperimenti non si fermano qui. L'anno scorso la prova è stata ripetuta ed ecco cosa è rimasto impresso sul nastro. Si sente praticamente un suono molto stridulo che fa pensare a un rumore, a un'onda sinusoidale, però in realtà analizzandola sono emerse delle caratteristiche riconducibili anche a una voce umana, cioè un possibile urlo. Un urlo straziante. Sulla interpretazione della voce noi ci asteniamo. Ci asteniamo perché non abbiamo elementi valutativi in questo senso. Ma quello di Azzurrina è tutt'altro che un caso isolato. Basta spostarsi a Firenze dall'esperto di psicofonia Carlo Traina
per trovarsi di fronte ad un fenomeno altrettanto incredibile. Se mi sentite, rispondete per favore. La radio da cui avete sentito questa voce non è collegata con l'esterno, può soltanto ricevere. Eppure, quando Traina manda dei messaggi, prontamente qualcuno o qualcosa risponde. E questa è una cosa veramente straordinaria. Come ha fatto a sentirmi? Questa è Verdi, la Traviata. Senta la risposta, immediata. Allora dice, sente, bravo, questa è un'ottima trasmissione, glielo ripeto. Il dubbio che si tratti di uno scherzo di un radioamatore è reso improbabile dal fatto che le frequenze utilizzate dall'esperto sono quelle dell'aeronautica. Frequenze su cui viaggiano solo codici esclusivi. Qui i radioamatori se li fucilano se entrano in questa zona. Si rende conto che è la zona delle radio per gli aerei? Se di uno guardi beccano qualcuno che entra qui, immediatamente lo individuano e lo portano in galera. Cos'è allora che lascia la traccia su questi nastri? Chi o cosa risponde a domande che non potrebbe sentire? Un prodotto psichico? Suoni e rumori che viaggiano nell'etere? O voci dall'aldilà? È il momento di presentarvi il nostro primo ospite, o la nostra prima ospite per essere corretti, visto che si tratta della signora Giuliana Conforto, buonasera, buonasera. Astrofisica, che però ha fondato una nuova disciplina, la fisica organica, ha scritto anche questo libro, vedete, Giuliana Conforto, Universo Organico. Prima però di parlare di questa sua cosmogonia, se mi posso permettere, se non è eccessivamente presuntuoso questo termine, una domanda ovviamente sul servizio che abbiamo appena visto. Che cosa ne pensa di questi tentativi di dare una dimostrazione, tra virgolette, scientifica del fantasma, di fenomeni che non riusciamo a comprendere, che chiamiamo fantasma? Poi anche sul termine fantasma dovremmo fare delle precisazioni, sì, no? Sì, certamente. Ma indubbiamente è interessante, diciamo, si aggiunge un'altra prova. Quello che invece secondo me rientra nella grande novità della scienza è, oltre a questi esperimenti che ben vengano, per carità, è una serie di prove scientifiche che ci consentono di affermare che non solo esistono i fantasmi, ma esistono morti che non sono morti, alieni, e tutta una serie, chiamiamoli col nome giusto, di universi. Certo. Universi che noi non possiamo vedere, che la scienza non può vedere, ma che in qualche modo si possono provare, anzi devo dire che per prima è la scienza che li calcola, gli universi infiniti sono calcolati. Allora, se non ho capito male, qui si tratta di fare una precisazione di metodo, di filosofia della scienza, se possiamo dire così, lasciare da parte la scientificità degli strumenti e entrare in un'altra scientificità un po' più raffinata e più complessa. Lei ce la vuole provare, sì, a spiegare, purtroppo nel poco tempo a disposizione, ma non è una violenza che io le faccio concettuale, però se lei riesce a me e al pubblico a spiegare questo passo in avanti gnoseologico, se posso usare, quindi di conoscenza, le sono grato. Ma guardi, il passo in avanti viene dalla stessa scienza. L'astrofisica in questi ultimi decenni ha fatto delle scoperte incredibili. La scoperta ormai consolidata e provata, quasi è stata vincente nel 2003, è che la scienza non può vedere il 95% della materia. Provi a indicare, no, poi dopo lo facciamo vedere al pubblico. Cosa? Noi quello che possiamo vedere è solo la materia luminosa, che è il 5% di tutta la massa calcolata esistente. Allora, c'è un 95% di ignoranza. Questo, la cosa interessante dal punto di vista scientifico è che questo 95% è composto da materia di tipo diverso, cioè esistono diversi tipi di materia. E questo è il punto chiave. Ecco, andiamo avanti con gli altri cartelli che ho visto, perché sì. Perché i nostri corpi sono composti da atomi, tutto è composto da atomi, quello lo sappiamo. E la fisica scopre che gli atomi sono composti da quattro tipi di particelle. Ora, la stessa fisica scopre che ne esistono altri tipi. Sono 12 le particelle, non sono 4, quindi si triplica. Allora questo può far pensare che esistono 3 tipi di materia almeno.
che possono comporre copie, certo. Perché no? Non solo, queste 12 particelle si accoppiano, racconta la fisica, con delle particelle che sono di tipo diverso, non sono materiali, sono particelle che portano il messaggio, la fisica le chiama bosoni, è un nome noto, però è una particella che non ha né spazio né tempo. Ecco, non c'è la particolarmente raffinata, diciamo. È così. Una particella che penetra tutto, non ha limiti, non ha confini, sta dovunque. E l'hanno scoperti negli anni 70, si chiamano, sono i tre particelle bosoni vettoriali. Allora, qual è l'ipotesi? L'ipotesi è che questi tre tipi di materia e queste particelle messaggere compongono altri corpi dello stesso essere umano, cioè siano corpi che possono stare all'interno del nostro corpo perché gli atomi sono completamente vuoti. E la morte, è importante, è semplicemente il distacco del corpo di luce da quello fisico, ma l'identità è, diciamo, rimane nel corpo di luce. Qui ci addentriamo con un grande mistero, con grande semplicità. Propongo però una pausa pubblicitaria e poi la dottoressa Confortoli farà una sintesi di questa sua cosmogonia e cercheremo di legarla in qualche modo al filo rosso della nostra puntata, che rimane il fantasma. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme, puntata speciale di Top Secret dedicata ai fantasmi. Ci eravamo lasciati con una teoria affascinante, la cosmogonia della dottoressa Giuliana Conforto, astrofisica che ci ha spiegato una frontiera della fisica, la fisica organica, no? La fisica organica è quello che io in qualche modo ho affrontato, che si chiede una domanda: di chi è l'intelligenza? Del corpo umano o delle forze che lo generano? E non c'è modo di dare una risposta perché non si può discernere. Quello che è sicuro, scientificamente sicuro, è che esistono diversi tipi di materia e diversi tipi di luce. E la luce dominante dell'universo è una luce che l'astrofisica chiama oscura, mentre la luce che gli apparecchi osservano è la luce elettromagnetica, che ci fa vedere quasi niente, meno del 5%. Studiando i diversi tipi di materia, sì, che propone la fisica, tra l'altro, io li ho messi in relazione a un antico, a delle antiche immagini alchemiche, e si può vedere che l'uomo potrebbe avere diversi corpi, di cui uno è quello visibile, che contiene gli altri, perché è come se quello visibile fosse un involucro, un contenitore, certo, di altri corpi. Per cui la morte è solo un distacco, un dissolversi del vincolo tra il corpo visibile e quello invisibile di luce. Quindi, in un certo senso, cioè sicuramente saremo eterni. Ecco, lei ha affrontato con grande semplicità temi universali, la vita, la morte, l'esistenza dopo la morte in qualche forma. Anche se il suo è un approccio scientifico, è arrivata mai delle conclusioni spirituali o religiose? Perché mi ha parlato poi, sì, alla fine, certo, della domanda delle domande, sì, qual è, sì, l'intelligenza, sì, che governa poi tutto questo sistema complesso di materia, no? Certo, è una visione che in realtà travolge sia la religione che le scienze, perché l'ipotesi portante è che noi qui siamo in un film, in qualche modo, in un film interattivo, una Matrix, ma che la realtà vera è quella fuori. E quindi è come se noi ci rivestissimo di un abito di scena e ci cerchiamo di riconoscerci, di volerci un po' più bene di quanto ci vogliamo finora. Senta, io la ringrazio, no, non la saluto perché la, insomma, in qualche modo la invito a vedere il nostro prossimo servizio, che è il nostro, diciamo, viaggio che continua proprio con la storia dello spiritismo, che in qualche modo si ricollega ad alcuni temi che lei ha accennato, perché rappresenta in qualche modo una formalizzazione come disciplina del rapporto fra l'uomo e l'aldilà, o l'aldilà delle categorie religiose. Come disciplina lo spiritismo nasce nell'Ottocento, nasce in America con una storia precisa, e però poi si svolge, diciamo così, attraverso storie di grandi star, di grandi bluff, di soldi, ma anche sicuramente di misteri, anche di cose estremamente suggestive. Allora vediamo questo servizio. La credenza nello spirito che torna e ancor prima nell'esistenza di un invisibile mondo parallelo hanno esercitato da sempre sulla mente umana un fascino irresistibile. Il bisogno di credere all'eternità dell'anima è una necessità intramontabile che, al di là delle credenze religiose, ci permette di accettare l'inaccettabile, la morte che inevitabile arriva.
Eppure prove certe dell'esistenza di un al di là non ne abbiamo. Nonostante ciò, non si può negare la presenza di un universo molto più vasto di quello compreso nei confini della scienza. Un universo fatto di percezioni, di sottili presenze, di fatti di cui ancora oggi, nell'era tecnologica, non siamo in grado di dare una spiegazione tecnica e razionale. Ma non importa. Sono molte le persone che credono all'immortalità dell'anima e se non lo credono quando tutto procede per il meglio, cominciano a sperarlo quando perdono chi più amano. Proprio grazie a questa speranza che nasce dal dolore profondo della perdita, si diffonde lo spiritismo. Un movimento in contrasto con la dottrina cattolica che lo condanna e mette in guardia i fedeli da quella che definisce una tentazione del diavolo. Per alcuni spiritisti, invece, è una filosofia umanistica, una evoluzione perpetua. Né angeli né demoni popolano l'aldilà, ma solo i nostri spiriti disincarnati. Sono milioni le persone che cercano un contatto con l'invisibile e lo fanno attraverso coloro che hanno la funzione di tramite tra i due mondi. I medium. Lo spiritismo come dottrina appare circa un secolo e mezzo fa in America del Nord grazie alle sorelle Margaret e Catherine Fox. Le Fox, dopo aver udito più volte nella loro casa colpi regolari dalla provenienza ignota, hanno pensato di rispondere con altri colpi. Nasce così la tiptologia, il più importante mezzo di comunicazione del movimento spiritico. Il fenomeno dilagò in America e in Europa, diventando un vero e proprio culto. Ma non sono mancati, come non mancano oggi, gli scettici. Uno di questi fu il mago Houdini. Houdini si avvicinò allo spiritismo dopo la morte della madre. Contattò alcuni medium, ma quando si rese conto di essere stato ingannato, iniziò una vera e propria crociata contro lo spiritismo. Fece anche parte del Comitato Americano sui fenomeni paranormali e di molti medium scoprì i trucchi. Gli ectoplasmi che si materializzano dai medium, per esempio, altro non sarebbero che garze, tulle, calchi di cera o, in caso di prove fotografiche, abili fotomontaggi. Anche oggi sono molte le associazioni scettiche che cercano di far luce sui cosiddetti fenomeni paranormali. Tavoli che si alzano, oggetti che si muovono da soli, persone che entrano in trance. Cosa ti dicevo io? Cosa? Vai avanti sempre dritta, a testa alta, non ti fermare mai. Sarebbero per lo più banali trucchi. I fondatori del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, il comitato che vuole svelare cosa sta dietro tutti questi presunti misteri paranormali. Allora, si prende un tavolino a tre gambe come questo, si piantano un paio di chiodini a capocchio un po' larga e poi ci si serve di un anello come questo che ha una tacca, una piccola tacca. La tacca si infila nell'anello, un'altra persona si mette dall'altra parte con un anello simile e il tavolino si muove. Quando si è in due si può anche sollevare. Ma anche per gli scettici arrivano prima o poi casi che non si possono spiegare. Dunque, l'idea di una vita oltre la vita che non riusciamo a cogliere se non in una sottilissima linea d'ombra non può tramontare. Finora la questione è se lo spirito può comunicare con l'uomo e prima ancora se questo spirito esiste davvero oltre la morte del corpo. Il teorizzatore della dottrina spiritica Allan Kardec scrisse: che cos'è l'uomo se non uno spirito imprigionato in un corpo? Allora forse la domanda ultima alla quale spiritisti, scienziati e scettici dovrebbero trovare risposta è un'altra. Ovvero, che cos'è lo spirito di cui siamo fatti? Chi sei tu? Chi sei tu? Ci hanno raggiunto altri due ospiti, ve li presento subito. Sono Fulvia Cariglia, giornalista e scrittrice, che ci ha portato questo libro, Echi d'altrove, La ricerca dell'aldilà. Eccolo, lo vedete. E Massimo Polidoro, che già si vedeva
nel servizio, mi sembrava un po' più giovane, con i capelli più lunghi, ma non è questo il tema magari, no, della biografia. Mi ha solo colpito, diciamo così, questo aspetto visivo. Autorevole esponente del CICAP, e lo leggo perché mi sbaglio sempre, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, è corretto? Esatto. Allora, mi auguro che voi abbiate idee diverse su quello che abbiamo visto e iniziamo da questo libro. Che cosa ne pensa allora dello spiritismo? Dello spiritismo come movimento, che è un movimento culturale, che non ha fatto altro che trasferire in dottrina quello che già è successo da sempre, perché sempre l'uomo ha tentato di creare un contatto con l'aldilà. Un tempo lo faceva con gli sciamani, con gli oracoli, con gli sciamani, poi dopo, in epoca moderna, dopo l'ottocentesco tavolino a tre gambe, ha cominciato a farlo con i registratori, i magnetofoni, adesso anche con la televisione, sembrerebbe anche col computer. È ininfluente con che cosa lo fa. Lo fa sempre, lo fa da quando è nato e nel tempo ogni volta usufruisce dei mezzi che ha a disposizione. Ecco, ma al di là di questa connotazione storica, quindi di questo desiderio dell'uomo di comunicare o di interrogarsi, l'ho già detto all'inizio della nostra puntata, che in realtà parlare di fantasmi in un certo senso è quasi sbagliato, no? Perché il vero problema sono i sottotesti, è il sottotesto, quello che c'è dietro, e quindi è l'interrogazione dell'uomo sulla morte, secondo me, no? Sul rapporto vita-morte e che cosa c'è dopo la morte. Ora non voglio fare una puntata sulle componenti religiose, perché altrimenti dovrei andare avanti fino alle tre. Io l'ho precisato prima e cerchiamo di stare un po' al fantasma. Che differenza c'è però tra la definizione più o meno teorica di fantasma e quella di spirito? Perché mi sembra di aver capito che non tutti i fantasmi sono spiriti. No, cioè, altra cosa è il fenomeno, altra cosa è l'interpretazione del fenomeno. Lo spieghi bene però. I fantasmi esistono, è innegabile che esistono, perché esistono. C'è questa una notizia, mi ha dato una risposta. No, ma un momento, mi lasci precisare. Perché esistono le esperienze apparizionali, cioè milioni di persone, e non soltanto le persone malate mentalmente, persone assolutamente sane, hanno delle esperienze apparizionali, hanno delle visioni che non sono allucinazioni, cioè una deformazione di una realtà esistente, sono delle apparizioni vere e proprie, quindi noi le chiamiamo esperienze apparizionali. Queste noi non le possiamo negare, ma nel momento in cui a quell'esperienza apparizionale, a quella visione che si crea di fronte a un soggetto sano di mente, poi da discutere perché le accade, ci possono essere ragioni di carattere medico, un'infinità di ragioni, un soggetto attribuisce a quell'apparizione il valore di un'entità disincarnata, cioè di un essere che è vissuto come entità terrena, che ora è indiscriminata, ecco, quello è un fantasma, nel senso spiritico del termine, quindi quello è uno spirito. Ho capito. Io vedevo Polidoro che la guardava incuriosito, perché allora è vero che ci sono tante persone che hanno queste esperienze, però io l'ho invitata soprattutto per questo. Ci sono anche tante persone, ci sono delle percentuali che variano, ma per esempio sono tantissime negli Stati Uniti, che sono il paese, diciamo, simbolo del capitalismo, della modernità e di tante altre cose, che credono nell'irrazionale. Qualche volta credono, vuol dire anche sono creduloni, sono disposti a farsi ingannare da persone che poi su questo, certo, fanno anche in maniera, diciamo, scorretta dei soldi. Quindi lei ha un compito importante in questo, no? Ora non sono di contrapporsi alla, certo, dottoressa, no, no. Cariglia. Qual è la sua visuale comunque di almeno di quello che abbiamo detto fino adesso? Ma sicuramente il fenomeno del fantasma, dello spirito, è qualcosa che esiste, nel senso che ci sono delle persone che si convincono di aver visto un fantasma, di averlo in qualche modo sentito. Che poi il fantasma esista davvero, lo spirito, la manifestazione spiritica, che si voglia, o che sia una creazione della mente piuttosto che un effetto dovuto a qualche fenomeno naturale o qualcosa di strano che succede in natura, ma che non è lo spirito fantasma, questo è un altro discorso, è quello che interessa poi la scienza, cioè cerchiamo di capire se c'è qualcosa di vero, se non c'è. Se non riusciamo a capirlo perché la cosa diventa teorica solamente, ecco, esce dall'ambito della scienza a questo punto. Io ho letto una cosa, credo di non essermi sbagliato, che questo tipo di fenomeni più vengono sottoposti alla ripetizione della prova scientifica, più si abbassano come fenomeno, ho capito male? No, esattamente così, cioè quando non c'è controllo, il controllo è zero, il fenomeno è 100, succede di tutto. Non appena si va a controllare, si va a vedere che cosa sta succedendo per evitare ogni tipo di possibile fraintendimento o anche inganno, ecco che il fenomeno scompare, nel senso che il medium che dice io ho questi poteri straordinari, volo, passo attraverso i muri, quando arriva qualcuno un po' più scettico, come potremmo essere noi, gli diciamo ci fai vedere? No, perché voi avete vibrazioni negative o siete scettici. Questo si intende. Cosa rispondere?
E lui è... rispondo che come sono quasi... duri loro, eh? No, sono... no, insomma, come l'ho detto prima, sono delle ottime persone, semplicemente no. Non se ne intendo. Allora, quello che se ci fosse più tempo vi farei litigare più, un po' più di no, più. No, però ma noi andiamo poco abbastanza tempo. D'accordo. Cerchiamo di essere costruttivi. Io non credo che Massimo Polidoro abbia molto da obiettare su quanto ho detto io. Ho qualcosa da obiettare in quello che ha detto Massimo Polidoro. Cerchiamo di dirlo. Ecco, in questo senso, perché Massimo Polidoro parla, dice anche delle cose giuste, in relazione a fenomeni diversi, che sono quelli che si pretenderebbe di riprodurre in laboratorio e che non riguardano affatto le apparizioni. Cioè l'esperienza apparizionale è qualcosa di spontaneo, di imprevedibile, che accade a persone, come avevamo detto, malate di mente, come a persone molto sane, che può accadere e per problemi di vista e per, l'uso di sostanze allucinogene. Ma non è perché queste persone si convincono, Polidoro, che vedono le cose, è perché le vedono. Dice, questa è la sottile differenza. Sono d'accordo. La scienza non arriva a spiegarlo e allora dice non è più scientifico. No. Tante cose la scienza non spiega, compreso la dimensione dove andiamo quando noi sogniamo. Ognuno di noi, miliardi di persone nel mondo, vivono una dimensione che non è vigile, che non è terrena se vogliamo, ogni notte vivono delle esperienze, fanno degli incontri, vanno in certi luoghi con la mente, ecco. Non sappiamo con cosa. Scusi, interrompo, infatti noi anche nella nostra prima parte della puntata abbiamo presentato un'astrofisica che ha una visione molto particolare dei limiti, tra virgolette, della fisica. Adesso la scienza nella sua storia è anche storia di filosofia della scienza, non voglio usare delle parole qui incomprensibili, non dico di epistemologia, ma comunque di riflessione sui propri metodi. Però quello che le voglio chiedere a lei, Polidoro, rispetto anche alla sua attività, quindi alla sua esperienza, che ripeto, comunque è un'attività importante, perché serve anche a pulire il campo, sono altri di quelli che ci vogliono, no? Ci vogliono così guadagnare in maniera scorretta, e quindi comunque è un'operazione importante, io non la sto criticando assolutamente per questo, ma c'è una dimensione che a lei la incuriosisce, una dimensione di vita, lei scrive anche dei libri dove poi i misteri li affronta e quindi riconosce che fanno parte della storia della cultura dell'uomo, c'è una zona franca in cui ha ancora dei dubbi? Io ho il piacere di essere docente all'università di psicologia dell'insolito, che è una cosa che in Italia faccio solo io, ed è proprio perché ho questa passione, questo interesse estremo per capire come mai e come funziona la mente umana in certe condizioni, come mai ritiene di vivere certe esperienze, se queste esperienze possono avere un fondamento o meno, quindi la curiosità è assoluta, non mi occuperei di queste cose se fossi totalmente... E qual è la cosa, per esempio, sulla dimensione del fantasma che le incuriosisce? Oltre a aver dimostrato, per esempio, nel caso del tavolino, qual è la cosa, qual è la sua definizione, cosa le incuriosisce e cosa secondo lei va assolutamente cancellato? Beh, andrebbero cancellati personaggi che conosciamo benissimo, i loro metodi che se utilizzano per convincere il pubblico che possono mettersi in contatto con i loro cari scomparsi, pagando fior di quattrini naturalmente, e grazie a una serie in realtà di trucchi di vario tipo che sarebbe lungo spiegare. Cioè, la sua definizione di fantasma? Come dicevo prima, l'esperienza, il fantasma è l'impressione di aver visto qualcosa che non appartiene a questa realtà. Che poi esista o meno, questo, come dicevamo, è un altro discorso. Ci vuole fare una piccola anticipazione delle prossime demistificazioni che farà? Vabbè, ma non sono sempre demistificazioni. Per esempio, sto per andare a Rennes-le-Château, che è un posto famoso per la ricerca del Santo Graal, proprio perché è noi ce ne occuperemo, tra l'altro. Ecco, storico, al di là della demistificazione. Ci sono comunque delle cose che vale la pena approfondire dal punto di vista anche semplicemente culturale, non sempre rigido scientifico. Noi ci separiamo per un breve spazio pubblicitario, ma poi torneremo subito dopo. Top Secret sui fantasmi, a tra poco. Eccoci di nuovo insieme con Top Secret, forse abbiamo capito qualcosa di più dei fantasmi, forse no, di certo non è un fantasma Massimo Picozzi che ci ha raggiunto di nuovo, una vecchia conoscenza di Top Secret e che ha accettato il nostro invito, Massimo Picozzi che è noto per essere un grande criminologo ma anche un grande psichiatra. E allora insieme alla dottoressa Cariglia finiremo, diciamo, questa puntata di Top Secret. Io ero molto curioso di sentire anche di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, che cosa ne pensa uno psichiatra. Qual è, ti do del tu perché ci conosciamo, la tua definizione di fantasma?
Ma diciamo che in clinica, che poi è la materia che io frequento abitualmente, ho frequentato nelle corsie ospedaliere, è facile incontrare persone che abbiano avuto una perdita, subito un lutto, e non tutti ce la fanno a superare questo momento. Una delle situazioni più frequenti quando non si riesce a superare un lutto è la depressione. Però ci sono anche altre situazioni in cui la persona proprio nega completamente la perdita, vuole a tutti i costi che mantenere un contatto con il caro che ha perduto, e quindi si passa da una sorta di ideazione che si chiama prevalente, in cui è focalizzata sulla persona, a un'ideazione dominante, fino quasi a una polarizzazione totale del pensiero. Non si raggiunge mai il livello dell'allucinazione, però talvolta l'illusione è dietro l'angolo. Però questa è un'esperienza comune anche a chi non abbia affrontato un lutto senza riuscire a uscirne, cioè tutti noi, chiunque di noi abbia perduto una persona cara, si ritrova quando è sovrappensiero a camminare per le strade, a riconoscere un volto e poi, fermandosi un attimo con la mente, dire no, non può essere lui perché non c'è più. Per cui direi che come psichiatra e come medico il tema del fantasma mi trova un poco scettico. Però direi che tutto sommato ho sentito discorsi precedenti sul fatto che noi utilizziamo soltanto una minima parte del nostro cervello e quindi non sappiamo. Sei d'accordo? Questo senz'altro sì, che cosa ci sia ancora da scoprire, questo non lo sappiamo. Quanta è la percentuale che noi usiamo del nostro cervello rispetto a una potenzialità del 100%? Si dice intorno al 5-10%, qualcuno dice. In alcuni si vede anche questo. Sino al 10%. Però volevo dirti anche questa cosa che mi sembra molto interessante, anche chi poi si occupa e occupa in termini proprio canonici di miracoli e di questa sfera, che è ad esempio la Congregazione per la Causa dei Santi del Vaticano. Ecco, hanno una modalità di procedere molto molto rigorosa, secondo me. Affidano agli scienziati e ai tecnici la valutazione se ciò che è accaduto, il miracolo in quel caso, possa essere spiegato con le conoscenze della scienza attuali. Una volta che il tecnico si esprime in questi termini, passano la parola alla commissione teologica. Quindi la mia posizione è certamente la prima commissione. Diciamo. Ecco, sono la prima commissione e non escludo che ci siano altri campi che non conosciamo. Alla luce di quello che conosciamo, certo, sono un po' scettico. Ecco, mi sembra comunque interessante come, no, come posizione. Io non dico che lei è nella seconda commissione, però per esempio Picozzi ha toccato un tema interessante rispetto anche alla storia dello spiritismo che abbiamo visto prima, e c'è comunque questo desiderio di mettersi in contatto anche con una persona cara scomparsa. Tant'è, no? Tant'è, se le posso aggiungere un dettaglio, tant'è che addirittura in un casolare dell'Alabama, dico un casolare ma è diventato ormai un laboratorio, un tale collega del nostro amico Raymond Moody adotta uno strumento che lui ha chiamato psicomanteum, sulla base del vecchio psicomanteum dei greci, cioè volontariamente la persona che ha subito un lutto si dispone con rilassatezza, ma soprattutto con attesa, con la convinzione che lo vedrà di fronte a uno specchio in un ambiente asettico e silenzioso, e pare dagli esperimenti che ha fatto questo medico, almeno il 25% dei soggetti che tentano questo esperimento riescono a visualizzare sullo specchio l'immagine della persona cara che è scomparsa. Questo significa che non è un fantasma, naturalmente è un'allucinazione, però questo significa che è possibile, certo, volendo, creare, e quindi può essere che inconsciamente, come dice il dottore giustamente, che inconsciamente coloro che vivono questa grande tragedia, questo desiderio immane di figurarsi un volto che sanno di non poter più vedere, che inconsciamente lo creano. Chi lo fa davanti allo psicomanteo in laboratorio lo fa coscientemente e sa che quello non è un fantasma, e chi ha il fenomeno spontaneamente, in buona parte dei casi sono persone assolutamente sane e normali, in buona parte dei casi può essere, come dice il dottore, certamente. Io vorrei adesso andare però a caccia di fantasmi in un altro ambito, un ambito vastissimo, e quindi che l'abbiamo ridotto per non perderci, perché in qualche modo la storia dei fantasmi è un po' la storia della cultura umana, è anche un po' la storia dell'uomo, attraverso, però noi adesso l'analizziamo attraverso un medium, non quello lì che sta sul tavolo, ma un medium particolare, cioè la parola, o meglio la scrittura, o meglio ancora la letteratura. E per restringere il campo abbiamo fatto iniziare il nostro ragionamento, il nostro viaggio, da un genere letterario molto noto, che è quello del genere del gotico, che nasce nella metà del Settecento e che sta un po' tornando di moda, dove a un certo punto lo spettro diventa anche figura narrativa. Vediamo il servizio. Non
è esagerato dire che la storia dei fantasmi coincide con la storia dell'uomo. Infatti, al di là delle varie visuali religiose e delle varie cosmogonie, gli spettri, nelle loro multiformi apparizioni, rispondono sempre allo stesso enigma. Che cos'è la morte? Che cosa c'è dopo la morte? Com'è possibile che tutto di noi scompaia nel nulla? Amici o nemici, custodi, guide o vendicatori, gli ectoplasmi creano un ponte fra l'uomo e l'aldilà, fra la materia e le ombre, fra la vita e l'energia inafferrabile del sistema universo. Il fantasma diventa comunicazione e le sue tracce noi le cerchiamo stasera nel segno che identifica la cultura umana, la parola, più specificamente la scrittura. Seppur presenti fin dall'antichità, è con il Settecento che i fantasmi entrano con prepotenza nella cultura letteraria, soprattutto attraverso il romanzo gotico, la cui nascita viene stabilita dai critici nel 1784, con l'uscita del Castello di Otranto, di Horace Walpole. Tra i capisaldi del genere ricordiamo poi il mistero di Udolfo, di Anne Radcliffe, il monaco di Lewis e il Vatek di Beckford. Le ambientazioni lugubri di maniera, i castelli tenebrosi, i paesaggi fin troppo desolati, il medioevo barbaro, dovevano essere gli elementi con cui il sovrannaturale faceva irruzione nella classicità della ragione illuministica per sconvolgerla. In questa dimensione preromantica e romantica di tombe, morte e rovine, anche Shelley, Byron e Keats hanno un ruolo, anche se la fine del gotico viene posta intorno al 1820. Solo più tardi, sempre nell'Ottocento e sempre in Inghilterra, nasce un genere contiguo, il neogotico. Con elementi simili alla prima fioritura narrativa, ma con un revival del Medioevo che diventa, in pieno romanticismo, sottolineatura dello spirito nazionale. Simile a questi macrofiloni, ma in realtà collocabile nella più vasta area della letteratura fantastica, c'è quello che interessa soprattutto a noi stasera. La ghost story. In sé si tratta di un sottogenere, ma la novità narrativa è notevole. La suspense non deriva più dalla cornice del resto identificata a priori come nel gotico, ma da una improvvisa irruzione del fantasma nel quotidiano. L'apparizione, la magia, la telepatia, la visione a distanza squarciano la routine e producono una tensione nuova. Il legame che si stabilisce tra ordinario e straordinario diventa in realtà metafora del legame ricostruito fra l'uomo e le sue radici, la sua spiritualità, o, se si vuole, il suo inconscio. Del resto, per Freud, l'effetto che chiamiamo sinistro non è che il riaffiorare del superato, ovvero gli elementi arcaici della psiche che l'io razionale ha scavalcato ma non cancellato. L'uomo recupera in un certo senso la sua identità profonda. Questo viaggio nell'altro, nella dimensione sconosciuta, non ha più bisogno di cimiteri e castelli. Accade e basta. È modernamente essenziale. L'inesplicabile non viene spiegato, metabolizzato. Ti inquieta senza soluzioni catartiche. Lasciami stare! Basta rileggere i racconti di Poe, dove la spettralità diventa un'improvvisa rivelazione della malignità del reale o del suo incomprensibile rovescio, e dove la sofferenza è vivida e sconvolgente, senza soluzioni rassicuranti. Per gli studiosi, la ghost story trae origine alla fine del Settecento dallo scollamento tra l'uomo illuministico e la fede. Il mondo invisibile che diventa più vero di quello materiale e compensa la banalità del quotidiano.
Il grigiore viene stemperato dall'immersione negli eventi misteriosi. In qualche caso, come in Sheridan Le Fanu, scrittore irlandese dell'Ottocento, i fantasmi infestano luoghi dove in vita hanno subito ingiustizie. Non solo i bambini sensibili, ma anche gli adulti vengono sconvolti se non riescono a comprendere questo fenomeno. Si può dire in un certo senso che il fantasma è una comunicazione non riuscita. È il momento però di una domanda. L'uomo moderno, i cui nervi sono avvezzi ormai ad altri tipi di spettri, i cui nervi sono esposti ogni giorno ai segni del villaggio globale, può ancora essere scosso dai fantasmi? È la domanda che circa un secolo fa insinuava la grande Virginia Woolf dell'introduzione ai racconti fantastici di un altro grande, Henry James. Sì, chiudeva la Woolf, uno scrittore degno di questo nome ci può sempre riportare bambini, ci può sempre lasciare indifesi di fronte al terrore del buio, ci può far riscoprire quella passione ambivalente che chiamiamo paura. Se questo vale anche per noi contemporanei, rimane un mistero. Cozzi ha guardato il servizio con grande curiosità, voleva dire qualcosa e io giustamente... Qualche accenno senz'altro. Innanzitutto questo servizio si rifà un po' alla paura, quello che Freud appunto ci dicevamo prima, è il sinistro, questo ritorno del superato come che eravamo prima. Ci sono poi però un buon numero di persone che, avendo appunto subito una perdita, cercano una presenza consolatoria, non quindi una presenza terribile. E poi devo dire un'ultima cosa, che se è vero che ci sono persone che si dedicano allo studio di questo fenomeno con un grande rigore, ci sono veramente una quantità enorme di ciarlatani che inducono... Questo è il termine giusto che andava usato prima o poi. Che inducono false speranze. Io recentemente ho avuto un caso di una collega che mi ha segnalato appunto una povera signora che ha perduto il figlio e ha cominciato a cercare in tutti i modi di mettersi in contatto e ha trovato una persona che sicuramente è dedita a truffare più soggetti in queste condizioni di grande sensibilità, di grande sofferenza. A proposito della paura, che per alcuni è una grande passione, come dice Tommaso Hobbes, i teorici della letteratura dicono che in fondo il racconto produce una paura a costo zero, perché in qualche modo non si rischia nulla, e si è proprio affascinati dall'invisibile. È possibile che anche nella teoria dei fantasmi, chiedo alla dottoressa Cariglia, ci sia un po' questo meccanismo, c'è un grande fascino perché poi in fondo si tratta più di una messa in scena della paura che poi alla fine di una paura vera e propria. Guardi che al di là delle esperienze codificate dalla letteratura, breve, dobbiamo parlare ancora molti temi. Brevissimamente, guardi, sì. Il fantasma, tra virgolette, naturalmente, così come l'abbiamo definito, comunque l'esperienza apparizionale è molto lontana dallo stereotipo che ne abbiamo in letteratura, cioè non è una cosa terrificante, tenebrosa, così. Una persona che ha all'improvviso una visione, è questione di un secondo, non ha il tempo di fare tutte quelle cose, di provare tutte quelle emozioni che abbiamo visto nel servizio, giustamente erano film. Non credo che sia questo, credo che il fantasma corrisponda effettivamente a un grande bisogno interiore dell'altrove, del diverso, del di più. Senta, riportando indietro il discorso, che questo sicuramente è affascinante, c'è una specie di tipizzazione dei fantasmi, no? Sono i burloni, i cattivi, il fantasma guida, il poltergeist, adesso io non mi ricordo il termine tedesco esattamente, ma mi sembra che i fantasmi fanno rumore. No, burloni. Ecco, sono degli esercizi, diciamo così, di stile, degli esercizi a vuoto, cioè arrivare addirittura a fare i vari tipi di fantasmi, oppure c'è un minimo di serietà in quello? No, allora diciamo che il fantasma, genericamente detto, è la percezione visiva del fenomeno. Insisto, altra cosa è il fenomeno, altra cosa è l'interpretazione. Questo l'abbiamo capito. Sono noiosissimo, ma è importante dirla. Quindi il fantasma è espressione visiva. Poi ci sono dei fenomeni inspiegati, sempre non da attribuirsi allo spirito disincarnato di zia Carolina, comunque fenomeni inspiegati di carattere uditivo. Oppure di carattere percettivo in senso emotivo, cioè l'ossessione di essere in compagnia, l'ossessione che ci sia qualcheduno, non sempre è
la forma, un'espressione di un esaurimento nervoso. Qualche volta si ha proprio la percezione, è un po' come, guardi, in termini molto semplicistici, si può paragonare alla percezione che uno ha di essere osservato, esempio. Ed è realmente osservato, cioè ci sono dei meccanismi di comunicazione che noi non conosciamo, comunque certo, che è difficile tradurre in cifre, in numeri o in formule, però esistono. Ecco, taluni naturalmente, poi sarà semmai oggetto un'altra puntata, fenomeni definiti, a torto o ragione non so, o comunque si potrebbe spiegare ma sarebbe troppo lungo, definiti paranormali, ecco, hanno un po' questo sono il frutto di tutta questa serie di sensi che noi abbiamo, che sicuramente non sono soltanto 5, quelli più palesi, più cose, quanti sono ne abbiamo, secondo ma chi lo sa quanti, non mi faccia una domanda, quanti ne potremmo avere, possiamo 100, avere una 200. Domanda di riserva, ma 5 no, sono un po' pochi, no. Ecco, una cosa però volevo dirle, se lei mi dà una risposta sintetica, lei tende a essere un po' invece noi quei tempi siamo stretti anche per stile nostro, e lei ha scritto un libro che si chiama Echi d'altrove. La posizione della Chiesa sullo spiritismo è, almeno secondo la posizione tradizionale, una posizione negativa. C'è una posizione, ma, comunque, c'è al di là altre regole, secondo la posizione almeno della cristianità, no? Allora, negativa, ma mi permette di dire forse ambigua, nel senso che naturalmente la Chiesa dice i morti dormono, quindi non vanno stuzzicati, non abbiamo diritto di farlo, e poi aggiunge, è molto probabile, anzi per la Chiesa è certo, che sotto a quella evocazione ci sia l'opera del maligno. Picozzi, noi abbiamo parlato di fantasmi, e tu ti occupi invece solitamente di serial killer. Forse credo che fanno più paura i serial killer che fantasmi, no? Ma non è detto che poi il movente del serial killer non sia poi qualche fantasma o qualche trauma che ha lasciato cicatrici, e questi siano costantemente alla ricerca. Ci sono casi, mi sembra, celebri, in cui poi ci sono delle ombre che parlano, addirittura degli animali che parlano. Nel caso di Berkowitz, conosciuto come figlio di Sam, addirittura un cane che parla. Difficile poi, no? Difficile poi lì capire se effettivamente non sia una strategia difensiva in queste cose. Ma volevo aggiungerti una cosa, che noi poi in psichiatria solitamente abbiamo un'esperienza molto concreta, che è quella che l'uomo non tollera assolutamente il vuoto, assolutamente, e quindi proietta su questo vuoto qualunque tipo di significato. Anche la schizofrenia, che poi è la malattia mentale più grave, quella caratterizzata da deliri, da allucinazioni, è la classica persona che noi vediamo per le strade che parla da solo. Ecco, si dice che a un certo punto ci sia un crollo, un vuoto totale nella mente di queste persone, che pur di avere qualcosa riempiono questo vuoto con delle false rappresentazioni, con le allucinazioni. Quindi è difficile anche dire in questo argomento, certo, se non siano tutte proiezioni nostre. Noi ci lasciamo con questo interrogativo, con questo punto di sospensione. Ringrazio Fulvia Cariglia, scrittrice e giornalista, ringrazio Massimo Picozzi, psichiatra e criminologo. Prendiamo un generico impegno di fare un'altra puntata sui fantasmi, se il direttore di rete ce lo concederà. Top Secret finisce qui, noi ritorneremo martedì 14 settembre alle 21 in prima serata. Passerà adesso il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete darci degli stimoli ne terremo conto per il nostro prossimo ciclo autunnale. Grazie di averci ascoltato e buonanotte.